Oggi chiunque può guidare una macchina da 600 cavalli, l'elettronica lo ha reso possibile. Un esempio di modernità è la Honda NSX, quasi 600 cavalli sprigionati da un motore turbo da 3,5 litri, aiutato da 3 motori elettrici. 30 anni fa non era così, anzi, 33 anni fa, quando nel 1987 la Ferrari mise in produzione una macchina che diventò rapidamente una leggenda. Una macchina da corsa che però poteva essere guidata anche su strada, la F40. Le cifre non dicono tutto. Certo, il suo motore 3 litri biturbo da 480 cavalli è un bel pezzo di meccanica, ma il punto è che la F40 fu costruita per essere veloce. Tanto la più veloce che Materazzi le fece dare appena una mano di vernice per risparmiare sul peso. Poco più di 1100 kg. Ed ancora oggi, guardando la carrozzeria, si può scorgere la trama che all'inizio scandalizzò Enzo Ferrari. Sono due macchine iconiche, la Honda NSX e la Ferrari F40, espressione pura della propria generazione. Senza fronzoli, puramente meccanica la F40, super sofisticata la NSX. Volevamo godercele, ma anche capirle a fondo. Per questo ci hanno accompagnato in questa avventura sul circuito di Modena Luca Cadalora e Andrea Montermini, un tre volte campione di motociclismo che oggi ha la passione delle corse in auto e niente meno che l'ex collaudatore della Ferrari di Formula 1. Come ti sei vestito? Moto? Che moto? Dobbiamo provare queste due. C'è pure Andrea. Muoversi. Andiamo, dai. Forza, via. Lo sterzo, preciso, diretto, vero. Quando entri in curva senti ogni singola asperità, ma allo stesso tempo c'è una connessione diretta tra quello che fai e quello che succede. Mi ricordavo una macchina poco gestibile, difficile, e invece probabilmente anche per il fatto che le gomme adesso sono più performanti, la macchina mi è piaciuta molto, si usa bene, lo sterzo, sì, è una macchina maschia, perché non c'è servofreno, non c'è servosterzo, cambio H, perciò insomma ti impegna, però è anche il suo bello. Quando freni senti tutta la modulazione del freno, ogni singolo millimetro e ogni singolo chilo di pressione che fai sul freno lo senti, sai cosa fa la macchina. Il punta attacco oggi sulle macchine moderne non esiste più. Questa tecnica su questa macchina la devi assolutamente fare. Cioè, è un tuffo nel passato, però piacevolissimo. La Honda NSX, questa nuova Honda NSX, è stata una piacevolissima sorpresa, molto bella, molto veloce, però naturalmente gestibile, insomma, da chiunque. È una macchina che si guida molto bene, non ha sottosterzo ed è veramente molto gestibile, anche perché i controlli naturalmente ti aiutano tantissimo. Sul circuito di Modena, che è un tracciato breve e tortuoso, la Honda NSX ci riserva un'altra sorpresa. È agile. È incredibilmente agile, tenendo conto che stiamo parlando di un'auto che pesa pur sempre 1750 kg. Lo sterzo è preciso e anche l'inserimento in traiettoria, che è aiutato dal torque vectoring dei due motori elettrici sulle ruote anteriori.
L'unico problema, ma questa non è colpa né dell'equipaggiamento né dell'auto, sono gli pneumatici invernali degli ottimi Pirelli. Queste sono perfette, no? Sono le Pirelli invernali, sono perfette ovviamente per non farsi far la multa dalla polizia, ma dovrebbe essere vietato su queste macchine avere questo tipo di gomme. Il coricamento laterale è praticamente nullo e si ha la sensazione di avere sempre l'auto in mano, che è una cosa molto molto positiva per una vettura stradale. Quattro radiatori per il motore, due radiatori per le ruote anteriori, due radiatori per il motore elettrico fra cambio e motore, e il resto dei radiatori serve per raffreddare l'elettronica della macchina. Cioè, due radiatori per raffreddare l'elettronica della macchina. Questa macchina è sicuramente più intelligente di me. Allora, al prossimo test, e non dimenticate di cliccare sul mi piace e sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video di GP1 Auto.